con la risatina. La risatina. Ciao a tutti qualunque di Double Clutch, come ogni martedì per il nostro Q&A live. Tra l'altro come nuovo orario 14, adesso facciamo sempre pazzesco. questo. Mi piace molto questo orario perché sono molto più fresco, Sì. ho meno fame perché ho appena mangiato, Andato. Hai meno giustamente. sonno perché comunque è metà No, in giornata. effetti non ho preso il caffè. Dopo devo, prima di aprire il negozio, perché adesso ovviamente abbiamo orari strani, abbiamo orari particolari, 15-19, e Sì. quindi fare il Q&A alle ore 19 sarebbe stato veramente distruttivo, Sì. anche perché siamo in due in store in questo momento e uno di quei due sono io, quindi sarei ancora più cotto del solito. Fatto sta che siamo qua, E siamo siamo tra tornati. l'altro forse anche di nuovo sui podcast. Forse, se regge, perché è Se la terza regge, volta che se proviamo, ce la ma faremo, ce la faremo. comunque siamo back at it, come mi piace dire. Ascoltami, vuoi dire qualcosa tu? Vuoi che cominci Beh, io? il solito cappello introduttivo, comunque, e noi non ci siamo mai fermati in questa emergenza coronavirus, siamo sempre stati attivi con doubleclass.it, il nostro sito di vendita che arriva a casa vostra in 24-48 ore. Ovviamente durante l'emergenza c'erano mille casini con i corrieri, ma adesso siamo tornati veramente sul pezzo con tutto e per tutto. E in più, ripeto, come ho detto prima, abbiamo aperto di nuovo anche il negozio fisico. Perché è possibile farlo, quindi abbiamo aspettato ovviamente che fosse tutto in regola. Siamo tornati operativi dalle 15 alle 19, dal lunedì al sabato. Abbiamo Basta, delle belle direi. domandine. Vai, Vado beh, c'è subito. tanta carne al fuoco anche Sì. perché giugno è davvero ricco di Si releases. comincia però con l'NBA. Hai visto per caso l'ipotesi dei playoff proposti dall'NBA? Non ho visto, devo essere sincero. Allora, da quello che ho capito, però ci sono delle cose che non erano chiare nel post che ho letto, si pensava di fare una sorta di Sweet 16, stile NCAA, quindi in base al seed non conta più est-ovest. Ma non so, 1 contro 16, 2 15, Beh, eccetera così. figo. Non era chiaro, quello che non ho capito, ma magari chi ci sta ascoltando lo sa, non era chiaro se erano partite, cioè nel senso serie da più partite o partite secche. Beh, allora, sicuramente è una situazione non facile da dover gestire, non vorrei essere Adam Silver in questo momento. La trovo abbastanza strana come possibilità più che altro di tornare a giocare, nel senso che effettivamente non ho più seguito i numeri del coronavirus, ma non penso che negli States siano così buoni ancora. Ecco, No, la pagina del New York Times di qualche giorno fa diceva delle raggiunti 100.000. quindi comunque non siamo a buonissimi numeri, quindi io devo essere sincero con voi, addirittura stavo già ragionando alla nuova stagione. Pensando, cazzo, ma quest'anno riusciranno a fare l'NBA in maniera normale? Perché effettivamente pensiamo anche a quello che sta succedendo qua in Italia, dove comunque con tutti i casini che sono successi, comunque siamo stati abbastanza bravi. E adesso, per esempio, tutti i negozi, anche noi dobbiamo avere sempre ovviamente mascherina, che in questo momento non ce l'ho perché semplicemente sarebbe bruttissima da avere e siamo belli a distanza io e Francesco, ma appunto bisogna sempre avere la mascherina, i guanti, non sempre, ma bisogna sempre igienizzarsi, bisogna stare attenti sempre alle distanze, cioè, quindi mi immagino anche gestire una nuova stagione NBA dove appunto ci sono, cioè, come fai ad aprire anche le arene? No, no, probabilmente in quel caso lì si parlava di. A tutto chiuso, insomma, Sì, porte esatto, porte chiuse. chiuse. Sì, certo. Ok, stiamo ragionando ancora al discorso Sweet 16 di poco fa, ma anche parlando in maniera molto più ampia, l'anno prossimo effettivamente come sarà gestito? Boh, vedremo. Io comunque direi che se si riuscisse a fare questa cosa, anche fosse solo partite secche e anche fosse solo i primi 16 senza guardare est-ovest, comunque il riavere il gioco del basket, ma riavere qualsiasi sport da guardare, da seguire, cazzo, mi manca tantissimo come manca a tutti noi e quindi magari ci metterei davvero la firma se si potesse, ecco, in Certo, sicurezza. anche perché comunque aiuterebbe anche il nostro Aiuterebbe il business, nostro ovviamente. mercato, assolutamente sì. Si parla un sacco di LeBron sulle domande. Quando usciranno le LeBron Media Day sul vostro sito? Un Mamma mia, saluto. tantissima roba, non vediamo l'ora. Allora, c'è stato un po' di casino, nel senso che comunque le scarpe le abbiamo, ci sono state assegnate, ma non si sa quando arriveranno. Sono quelle classiche release che escono prima negli States, poi non si sa effettivamente quando arriveranno in Europa, chi le avrà. Allora, noi sappiamo già che sicuramente le rilasceremo in raffle perché abbiamo visto che c'è veramente tanto casino. Basti pensare anche comunque alle Jordan 11 Low di questo weekend, dove ne avevamo anche discretamente tante, tra virgolette. In teoria l'hype era scarso, eppure il sito è andato down perché comunque eravate veramente tanti e
E quindi questo ci fa veramente pensare al fatto che la raffle è veramente l'unica situazione in cui si riesce in tranquillità a vendere delle dannate scarpe, perché effettivamente è quello che dobbiamo fare noi, vendere delle scarpe, voi dovete Tra acquistarle. l'altro, scusami se ti interrompo, questa situazione secondo me è dovuta sicuramente all'effetto del Last Dance, ma un po' Assolutamente. anche al fatto che comunque se ci pensi le release sono diminuite, Beh, anche per il maggio è stato coronavirus, abbastanza è stato scarno. abbastanza scarso in generale e quindi comunque se uno voleva comprarsi una scarpa nuova, una scarpa figa, eccetera, è stato un po' più difficile trovarla Assolutamente sì. anche di un certo calibro, ovviamente. Giugno ci darà e vi darà la possibilità di sbizzarrirvi perché ci sono veramente tante scarpe all'attivo, ecco, tante scarpe che stiamo attendendo, tra cui le Jordan 6, se non sbaglio, Air, sì, Jordan 6 Air che escono, se non sbaglio, questo Questo, weekend, questo esatto. sabato. Quindi un'idea di quando usciranno le Media Day non Non si sa, l'abbiamo al purtroppo non momento. l'abbiamo, doveva essere il 15 maggio, il 16, o il 15 o il 16 ufficialmente, ma non ci sono altre date. Cioè, l'unica cosa che sappiamo per certo è che dopo la Media Day ci sarà un'altra colorazione di LeBron 7 retro, che dovrebbe essere la MVP, molto bella, anche quella molto ambita, e dovrebbe essere 26 giugno come release. Sempre di LeBron 17 invece la Graffiti. Fine Graffiti deve arrivare, arriverà, dovrebbe essere proprio questo mese, fine giugno. giugno, quindi. Fine giugno, sì, scusa, io sono già in giugno Cioè. perché Ah, mancano. però è ancora maggio, Ho sbagliato, la testa è ti già do in sta news. giugno. Invece, Stupido. visto che il 29 uscirà definitivamente Travis per Nike, che ne pensi? Travis per Nike, penso alla La Air collaborazione. Max. Sì, l'Air Max 270 più anche, sai, c'erano dei pant, una C'è una sweatshirt. bellissima felpa, io mi sono Sì. iscritto alla raffle anche di quella, Ok. mi piace moltissimo, e appunto le Air Max 270 A me sono quelle. quella silhouette non mi fa A impazzire, ti dirò. me, allora, come al solito, ti entra nella testa, io l'ho guardata, comunque non mi dispiace, esteticamente, in più, dai, ci martellano così tanto che anche quella cosa dello stencil ti gasa. Certo, sì, parlo più che altro, cioè secondo me il resto della collabo, diciamo, è fighissimo, l'abbigliamento è figo così, mentre, non La so, la scarpa in sé, silhouette non mi convince, comunque, parere de gustibus, personalissimo, mentre non so se, gustibus. ovviamente lo so che lo sai che hai visto, stamattina uscivano le Chunky Dunky, Sì, ci ho provato ci anch'io, abbiamo provato tutti, ovviamente. se qualcuno sta seguendo Buongiornissime e le ha qua. prese, che ce lo dica perché. Sì, che poi anche lì tanti, anche Ricky che salutiamo mi ha scritto, ma qualcuno l'ha vinte, è sempre la solita cosa delle raffole. Chiaro. Ma ovviamente se ci pensate è assurdo, ma cioè, come facciamo a sapere chi le ha vinte, in quanti le hanno vinte? Cioè, non si possono sapere quelle cose lì. Quindi, dobbiamo, secondo me, dobbiamo metterci tutti in testa che i lanci delle scarpe sono fatti per vendere le scarpe. Quindi, l'interesse del brand, dei negozianti, è sempre quello di venderle. Se le scarpe escono, vanno vendute e quindi qualcuno le ha acquistate, qualcuno le ha vinte. Diciamo così, ha vinto la possibilità di acquistarle, quindi mettiamocela via, le raffle sono tutte vere, esistono, solo che semplicemente siamo in tantissimi che vogliono quelle scarpe e quindi non riusciamo a prenderle tutti. Soprattutto per una scarpa del Dove c'è genere, molto dove c'è molto 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 hype, hype, una scarpa poi particolarissima. addirittura dicevano che c'erano random dei pack, insomma, con il gelato anche, che potevano essere consegnati, quindi quello ancora più hype, una figata incredibile. E ti hanno chiesto prima com'è stato il primo lunedì senza The Last Dance? È stato bruttino, devo ammettere, è stato bruttino. Io tra l'altro ho ricominciato a vederlo da capo, ma è da venerdì che non lo guardo. Effettivamente stasera mi sa che me ne sparo un'altra puntata. Invece di come è andata la vendita del Jordan Lucilò, l'abbiamo già detto. È stata dura, devo ammetterlo. C'è stato il sit down per un'ora abbondante, e tanti di voi si sono incazzati. Ovviamente a me rode, mi dispiace sempre e vi chiedo ogni volta di stare calmi, nel senso che non è nostra intenzione farvi incazzare per delle scarpe, anzi, non è proprio nostra intenzione incazzarci anche per delle scarpe, non, cioè non me ne può fregare di meno di stare un'ora al telefono con quelli che devono gestire il sito, per fare in modo che voi possiate comprare le scarpe. Fosse per me, ve le darei veramente a tutti, retail price, punto, ciao, invece di star lì a fare tutti questi Esatto, per casini. chi sta seguendo su Facebook che scrivete Luca non si sente, purtroppo non dipende da. Cioè io non posso alzare il volume, Me l'hanno detto cioè. anche i miei genitori perché sono i miei follower più accaniti su Facebook, ma il problema è che come faceva Instagram tempo fa, Sì. Facebook in base Camera. alla camera decide di gestire diversamente come cazzo gli gira
l'audio del microfono e quindi seleziona quello più comodo, quello più vicino e gli dà più volume, e quello invece più lontano non glielo dà. Boh, non capisco perché, sinceramente. Diciamo che l'unico modo sarebbe fare selfie con Luca, però poi io non vedo le domande. È un Vabbè. casino. Ok, andiamo avanti con le domande. Ce n'era un'altra. Ah, ci saranno invece altre colorazioni di LeBron 17 Low. In effetti ne abbiamo ricevuta Sì, solo allora una ne abbiamo finora. ricevuta una sola e con un piccolo restock anche la Space Jam. Sì, il problema della LeBron 17 Low è che è una scarpa performance posizionata in un momento storico dove le scarpe performance non Non funzionano, vendono. non vendono. Quindi a suo tempo, quando Nike mi ha detto devi pagare tutto e io nella merda gli ho detto come faccio a pagare tutto se non sto vendendo niente, vabbè, queste sono polemiche, a un certo punto Nike mi ha detto ok, potete cancellare quello che non volete prendere. Allora ovviamente io non ho cancellato tutte le release di Jordan Retro, in realtà qualcuna l'ho cancellata di Jordan Retro o comunque ho sfoltito le quantità dove è possibile perché fondamentalmente in una situazione così critica bisogna fare veramente gesti critici e una delle tante silhouette che ho tagliato è stata anche la LeBron 17 Low, dove dovevano arrivarci tipo quattro colorazioni, comunque erano tutte da maggio a settembre e io ne ho cancellate mi pare due, quindi sicuramente tutte le scarpe performance da ora a luglio sicuro saranno meno del previsto o meno di quello che appunto normalmente sarebbero state se non ci fosse stato appunto il disagio del coronavirus. Esatto, e ovviamente è tutto un lavoro di previsione, di statistiche, di sensazione, di capire che cosa va, che cosa non va, quindi ovviamente spesso ci imbrocchiamo, altre volte no, è difficile, le cose cambiano molto in fretta, fino a 2 settimane fa non si poteva uscire, adesso Sì, è un momento, sì, adesso c'è la movida, no. No, però non disagio. usare quella parola No, perché veramente. movida, assembramenti, beh, igienizzazione, andrà tutto bene, faccio come Catalan. Tra l'altro, una cosa importantissima me la sono dimenticata, vedi, lo sapevo che vabbè, ci penserò dopo. Però ti porto un'altra parte. Avrete le Jordan Center Court indossate da MJ nelle interviste di Last Dance? Fermo, non so se hai visto, sono arrivate a Gianlu. No, non l'ho vista, ma quali sono? Il taglio basso, tipo una Jordan Quella 1. che non riuscivo a capire, la prima, cioè la prima scena Quella che ha il bianca, piede bianca con il Wings che è logo una dietro. scarpa che è uscita anni fa e tutti dicevano che faceva cagare. Posso dirlo Puoi dirlo, apertamente? puoi Se l'è messa dirlo. MJ in The Last Dance, adesso piace a tutti, me l'hanno chiesto Però da tutti. quello che mi immagino io, se Jordan Brand o comunque Gliel'ha messa al piede, voleva. le varie agenzie l'hanno messa prima il piede durante l'uscita di The Last Dance a Michael himself e poi adesso le stanno dando in seeding ai Agli vari asset? asset, sicuramente da qualche parte arriverà quella scarpa, mi Certo, immagino penso di sì. che o a breve su Sneakers Up o in alternativa in negozi magari più sportswear di noi potrebbe essere che la vedremo. Beh, io proverò a cercare di averla, Proverai a proverò a cercare di cercare di averla, di averla? prenderla. Ok. Ah, ecco la cosa importantissima che mi è venuta in mente, sempre riguardo al disagio della disponibilità di prodotto, situazione coronavirus, apertura, non apertura, cancellazioni. Importantissimo è un momento di disagio in termini di previsioni delle vendite, come vi diceva Francesco poco fa, anche per esempio nell'abbigliamento, perché un mese fa noi non sapevamo neanche se saremmo riusciti ad aprire entro agosto, capito? Quindi non sapevamo neanche se effettivamente saremmo riusciti a vendere dei pantaloncini. E quindi abbiamo dovuto fare dei tagli anche agli acquisti che in questo momento, per assurdo, ci ha portato ad avere poco prodotto. Solo che non c'è più disponibilità, perché ovviamente anche Nike non ha cancellato proprio la produzione, quindi non c'è neanche più possibilità di avere il prodotto. E anche perché, scusami, aggiungo, le cose cambiano più velocemente di quanto il prodotto ci mette ad arrivare. Assolutamente Quindi sì. se tu 2 settimane fa avevi detto, non so, magari basta, magliette non me ne servono, adesso che ti servono per averle, anche fossero Almeno due disponibili. settimane comode, quindi è Esatto. veramente un casino. In questo momento non è facile avere l'assortimento giusto di prodotto per avere la possibilità di vendere al massimo per noi, soprattutto per voi, di avere tanta scelta. E invece, prossima release Jordan OG. Jordan OG, beh, in questo momento non mi ricordo nulla, tra l'altro. Facciamo più semplice, prossima release Jordan invece che magari è un po' più Sicuramente ci sono semplice. delle Jordan 5, abbiamo la top 3, chiamiamola così, Sì. quindi la base nera, linguetta grape e midsole rossa, molto carina. Poi abbiamo le Jordan 6 Ci Air. saranno delle Jordan 1 Zoom. A Bravissimo, Jordan 1 breve High Zoom. quelle. Secondo me è sempre giugno, esce tutto in Tutto giugno. in giugno.
Dovevano esserci anche le altre 11, non ce le abbiamo, non ho capito se siano uscite, se usciranno. Poi vabbè, in fall ce ne sono tante altre, ci sono delle Jordan 13. Tra l'altro le Jordan 13 ho scoperto che non escono le Ray Allen Player Exclusive, che ero convinto fosse così perché il nome della scarpa era White Lucky Green, ma effettivamente il Lucky Green è un green molto più acceso, molto più chiaro. E quindi non è assolutamente quello di Boston Celtics, ma è più un verde, quasi un verde pisello, ok? Quindi proprio Ma verde. tipo Minnesota la maglia la No, no, più non chiaro, molto ah, ok. più chiaro, mi viene un esempio. Tipo Miami, Tipo cioè. il verde di Instagram, cazzo, quello delle storie di Ah, Instagram. Ok, ok. quel verde è proprio chiaro. Quel Invece, verde. sempre in fall, quindi agosto, dovrebbero uscire invece Sì. le Jordan 3 Fire Red, che Sì, allora però, non esatto, non si è si capito capisce bene bene. perché in teoria erano delle Jordan 3 dedicate a Tokyo 2020 e hanno il pull tab, quindi la parte posteriore dove c'è scritto Nike Air che è trasparente. Secondo me non saranno delle semplici Fire Red, ci sarà qualche richiamo a Tokyo, però cioè, per assurdo c'era chi diceva che erano in denim. Non so effettivamente come saranno, sarebbe molto figo se fossero in denim, Allora, secondo me. una notizia che avevamo ricevuto, che poi anche lì è tutto a confermare, è che tutto il prodotto relativo alle Olimpiadi a Tokyo 2020, a comunque il concetto delle Olimpiadi, sarebbe stato rimandato o Sì, cancellato. all'anno prossimo. È vero anche che però per ora quelle cose che non si chiamano Olympics o non sono, Sono riusciti a sono tenerle. riusciti a tenerle, quindi bisogna un attimo, bisognerà capire più avanti. Esatto. Mentre in luglio, parlando di performance, dovrebbero uscire le Freak 2. Freak 2, bravissima, poi usciranno anche le BB Next. Ne escono di scarpe performance fighe, non solo dello Swoosh, anche se gli altri brand in questo momento sono ancora più sottoterra del solito, perché ovviamente il colpo è stato sentito da tutti e soprattutto da quelli più piccoli, tra virgolette, però ci sono nuove silhouette, mi viene in mente anche da Adidas, ci sarà la Donishoe Number 2 che è molto molto figa, con delle colorazioni interessanti, sempre se le avranno ottenute, ecco. Allora, per chi ci sta chiedendo quando il rilascio di LeBron 7 Media Day, l'abbiamo già detto, non lo sappiamo, Esatto, dovremmo purtroppo è un averle, casino. ma ancora Allora, non. le abbiamo di sicuro, come dicevamo Esatto. prima, ma non si è capita bene la data di lancio perché sono in ritardo, non ho capito il tipo di problema, ma nessuno sa dirci niente. Invece, cambiando un po' argomento, ci chiedono quanto ci manca fare Double Clutch on the Move. Un po', sinceramente è un tasto abbastanza dolente perché anche nel periodo magari coronavirus, dove comunque avevamo più tempo per stare a casa, riguardare l'archivio, postare cose vecchie sui social, si è ripreso in mano tutto e effettivamente l'anno scorso, nei primi 6 mesi, avevamo fatto tipo 3 viaggi sicuri, almeno Sì, tre. tra l'altro ne parlavo prima con Daniel che mi ha scritto perché io ho taggato le mie stories, vabbè, e dicevamo che ci eravamo divertiti un sacco con Eh lui sì, là a a Mosca, era Mosca, stato eh sì. veramente, veramente figo, non che negli altri non ci fossimo divertiti, No, no, però. beh. Tanta E roba, tanta comunque ti roba. salutava. Comunque io direi che ce le teniamo sempre lì, Double Clutch on the Move, come idea. È che adesso veramente è un'altra di quelle cose che non si sa se mai si riuscirà in quest'anno o se, boh, non si sa un cazzo. Effettivamente non ho ancora capito se si potrà viaggiare, se c'è già una data in cui verranno riaperti i viaggi seri anche tra uno stato e l'altro, perché non è banale. Cioè se uno stato riesce a quasi estirpare questo disastro qui del coronavirus, arriva qualcuno da fuori che magari ce l'ha, boh, non so. È molto, molto complessa, più complessa di una raffa. No, scherzo. Avrete le Jordan 4 Off-White a luglio? No, Jordan 4, no, cioè scusatemi, Off-White non è un tipo di prodotto che arriva a noi. Noi di solito cerchiamo di coppare questi pezzi da quei negozi sportswear. Tra l'altro alcune release di Off-White sono anche state rilasciate solo direttamente su Sneakers Up e sul sito di Off-White, quindi stiamo parlando veramente di release assurde che un negozio come il nostro, che è molto più basket, non può avere. Infatti c'era un'altra domanda che praticamente ha già risposto. Nike, secondo criteri, dà certe scarpe sì e certe no ai negozi, che un po' è la stessa È una cosa. domanda veramente Esatto. ampissima, ne parliamo spesso, ma non mi stufo mai di ripeterlo perché è una cosa importante da far capire tanto a voi consumatori, insomma. Nike domina il mercato del basket soprattutto
e ha veramente una quota di mercato altissima in quello che riguarda lo sportswear, ma penso sicuramente una posizione dominante nello sportswear, e si è avvicinata tanto anche nello streetwear, che non è la stessa cosa ovviamente. In questi mondi, dove comunque ha una posizione molto dominante, decide dove posizionare il suo prodotto in base a dei diversi criteri di selezione, che possono essere per esempio la posizione fisica. A Milano metto certe cose, a Verona no, a Londra metto certe cose, a Parigi metto altre, cose del genere. Può essere anche definito in base a il tipo di brand che ci sono in quel negozio, oltre a Nike, per esempio un brand, una Double F, Folli Follie, a Gucci metto Nike per Off-White, magari non ce l'hanno neanche, però per farvi capire il concetto. Double Clutch a Jordan, Under Armour, Adidas e altri brand okay, sportivi, One X, esatto, quindi metto non metto tutte le signature, sicuramente li do, ma non metto di certo qualcosa che strizza l'occhio al fashion, perché Double Clutch col fashion non c'entra un cazzo. Esatto, è facile immaginare il prodotto di Nike, parliamo solo di Nike ma vale per Jordan, vale per tutto, come una piramide. La punta della piramide va solo in determinate location, solo in determinati negozi, solo appunto nei negozi di punta, dove scende la figaggine. Esatto, poi, quando scende la figaggine si allarga la distribuzione, e quindi magari il pantaloncino fanwear dei Clippers si trova anche nella grande distribuzione, oppure nei Cisalfa, esatto, robe così. Invece ci siamo dimenticati prima, giustamente ce lo fanno notare, Jordan 12, Gary Payton, bellissime, però a settembre dovrebbe essere. Ah, mi sembrava un po' prima. No. Si parla di quelle Jordan 12 nere e gialle. Nere e gialle, bellissime, l'ho postate un po' di tempo fa nelle stories. Sì, allora, se non è settembre, comunque è luglio, agosto, settembre, quindi fall. Comunque, considerate che sono state rimandate un sacco di release che erano in aprile e maggio, le recuperiamo tutte in giugno, e luglio, agosto, settembre dovranno sicuramente spingere per rifare dei fatturati interessanti, quindi usciranno delle scarpe davvero fighissime. Basta che non le date tutte in backdoor, non so di cosa, a cosa si... Ogni tanto c'è sempre un... Sì, c'è qualcuno che la ma spara. Ma secondo me si divertono perché sanno che mi esalto con queste cose. Esatto. Che palloni avete? Palloni abbiamo un botto, beh, uno me lo puoi, anzi ce l'ho qua, sì, il nostro, il Double Clutch. Tra l'altro stiamo per lanciare un altro pallone Double Clutch oltre a questo, faccio anche un po' di pubblicità ai nostri palloni. Questo e quello di Double Clutch per Will Bryant sono già usciti, ho toccato il microfono con la palla, scusate, e sono molto molto performanti. È una cosa che effettivamente non ho mai spiegato, ma sono fatti da un produttore molto buono, ovviamente in Cina, perché fanno tutto là. La pelle è pelle composita, quindi non è la qualità più figa che ci sia al mondo, ma non è neanche quella di un Dominate, per farvi capire. È molto più verso il Versatac, scusatemi il gioco di parole, certo, di Nike, che è uno dei più fighi che ci può essere per giocare off court, scusatemi, per giocare al playground, outdoor. Insomma, outdoor, ecco, non mi veniva. Scusa, visto che la polemica va avanti, vendete le Jordan, come fate a dire che non c'entrate con il fashion? Beh, non è polemica questa. No, vabbè, ma dai. È che, allora, in realtà, ma a me piacerebbe centrare di più con il fashion, per carità, a me il fashion non fa schifo, anzi, io ovviamente non mi ritengo un influencer, né io né Double Clutch, insomma, del fashion, perché è molto complesso come mondo. Ci sono dei brand, Barengo per esempio, che ne sa un botto di fashion, comunque bisogna veramente sapere tantissimo, aver toccato tantissimo, aver comprato tantissimo, avere degli scontrini medi altissimi se sei un retailer, perché comunque se vai da Folli Follie una scarpa, magari ci sono anche quelle basse, però una felpa meno di 200 euro è dura che tu te la porti via. A Double Clutch una felpa, la media è 70-80 euro, ecco. Diciamo il mondo Jordan, scusami, vai, che vai. Finisco, il mondo Jordan in realtà non è fashion, perché non è facile da comprendere, ma il mondo fashion è una cosa. Dopo il fashion c'è lo streetwear, che non è dopo, non c'è un sopra e un sotto, ma sono delle categorie diverse. Fashion, streetwear, sportswear e performance. Sono mondi diversi che spesso si incrociano. Il mondo Jordan, se viene vestito con un outfit fashion, Billie Eilish, esatto, diventa fashion. Anche Jordan per Off-White è fashion.
ma Jordan 11 Low Concord Red non è fashion, è sportswear e performance, neanche streetwear in realtà come categoria. Poi viene utilizzato in quei mondi lì. Diciamo che negli ultimi anni, che cosa è successo per il brand Jordan? Jordan era un brand performance che si è aperto abbastanza presto, ovviamente, allo streetwear e allo sportswear, quindi producendo, ampliando la propria offerta di prodotto e Esatto. andando a mangiare quote di mercato in queste altre categorie. Mi viene in mente, per esempio, anche il training che non hai nominato, che non è il Bravo. performance, ma è un po' un'altra cosa. Tutte le termiche, tutte le cose d'allenamento, tutto è giusto. Cosa sta cercando di fare sempre di più negli ultimi anni? Sta cercando di andare a mangiare anche un po' di quote in quello che è il fashion, Assolutamente perché, sì. e facendolo come? Creando dei prodotti molto alti e cercando di farli andare nelle vetrine, sugli scaffali di quei negozi dove c'è, come ha detto prima Luca, Valentino, Gucci, Chanel, eccetera, eccetera, eccetera. Che è un prodotto molto alto. Quando pensiamo a Cactus Jack, per esempio, Jordan 1 Cactus Jack, quel prodotto non è fashion. Che poi venga accostato al mondo fashion e utilizzato da persone che consumano il prodotto, che sono consumatori, scusatemi, del prodotto fashion, è una cosa. Però quel prodotto lì è streetwear Certo. o sportswear, insomma. Allora, giustamente si è un po' accesa la questione. Jordan è cultura street? Assolutamente sì. Quello che noi stavamo Sì. parlando era proprio una cosa un po' più tecnica, proprio a livello Esatto, di sì, categorie dovete merceologiche. sapere che all'interno dei brand c'è una distribuzione, ci sono diverse categorie. Per esempio, Nike ha Nike Training, Nike Running, Nike Basketball, Nike Sportswear e, beh, e ce ne sono altre che non mi ricordo, non c'è Streetwear di Nike. Jordan di per sé è nato come brand, come categoria sotto a Nike, ma dopo si è staccato, ok? È diventato un vero e proprio brand. Sotto al quale ci sono Nike Jordan, Sportswear, scusatemi, Jordan Sportswear e Jordan Performance. Ad ora ci sono solo queste due. certo. All'interno di Performance poi c'è Training, Basketball e anche Running. Hanno iniziato a fare qualcosina. Però per dire c'è anche Golf, che negli States va un botto. E nello streetwear ci sono tutte le collabo, nelle sportswear, scusatemi, ci sono tutte le collabo e tutti quei prodotti che vanno posizionati nel mercato streetwear o fashion. Però è veramente una questione anche di tecnicismi Chiaro, che non è facilissimo da spiegare e neanche da e comprendere. anche bisogna sempre mettersi nei panni di da che punto di vista lo stiamo guardando. Lo stiamo guardando dal punto di vista di un cliente, di un retailer o del brand O anche stesso? dell'appassionato, se guardiamo tutto questo con gli occhi dell'appassionato medio, l'appassionato dice Jordan è basket. Certo, oppure negli ultimi anni c'è qualcuno che magari non conosceva l'heritage basket e invece ha cominciato a vederlo nei negozi dove va spesso, E quindi lo dove. posiziona street, Esatto, assolutamente esatto. come abbiamo appena Jordan detto. adesso viene molto utilizzato nello streetwear, esattamente, Sì, viene sì, utilizzato sì. nello streetwear anche perché in generale è un prodotto di tendenza, è un prodotto che piace, è un logo che molto spesso ci piace avere addosso perché lo vediamo ai piedi di Travis Scott, addosso Billie Eilish. Sì, tra l'altro, scusatemi, un altro discorso è sportswear e streetwear. Sono due termini che in realtà sono molto diversi, ma vengono spesso incrociati. Chiaro? Il prodotto sportswear è il prodotto, tra l'altro saluto anche Miki e Genicco che hanno fatto una diretta dove hanno spiegato questa cosa, è stata molto interessante. Il prodotto sportswear nasce portando il materiale tecnico da performance, quindi da sport, su dei tagli e dei prodotti di consumo giornaliero, quindi su quelle che sono felpe e t-shirt che vengono utilizzate tutti i giorni. Quello è sportswear, ma in realtà se utilizzato in connotazioni streetwear, ok, cerco di spiegarmi, cioè se messi in una certa maniera da persone che vestono un certo tipo di vestiario, appunto, non so se mi sono spiegato, diventa streetwear, però nasce sportswear, ecco, diciamo così. Però Giusto, è un bel casino. esatto, giusto per aumentare il livello di nerdaggine dove noi ci sguazziamo, Esatto. ti chiedono, e Nike SB? Nike SB è una categoria ancora diversa che non è in queste altre. È come se fosse Nike Basketball. Nike SB, tra l'altro, ha una bellissima storia.
Saluti a, non mi ricordo il nome, cazzo, a un nostro utente, un nostro cliente che ha creato anche una pagina che si chiama SB History, molto figa, in collaborazione con Ricky Roms. Molto figa, andatela a seguire perché ogni giorno, ogni tre giorni, non so, racconta le storie delle varie colorazioni. Le storie delle varie colorazioni di Nike SB, che adesso è tornata super in voga. Esatto, diciamo che se ci pensate, il percorso di Nike SB oggi, quest'anno, negli ultimi anni e anche nei prossimi mesi che verranno, somiglia un po' a quello di qualche altra categoria di prodotto negli anni passati, cioè fino a 2 anni fa Nike SB era nei negozi SB, quindi skateboarding. Vero. Cosa si sta cercando di fare? Si sta cercando di far alzare il livello dell'hype, chiamiamolo comunque del, come si dice, awareness, scusami, anche su quel tipo di prodotto, per cui si creano delle collab con gli artisti più famosi, si creano delle decorazioni pazze che vanno molto a resell. Però se voi chiedete a un OG di Nike SB, anche se guardiamo per esempio quel video che mi hai fatto vedere tu di SB Nation, era su YouTube, giusto? Sì. Il prodotto SB nasce per skateare. Esatto. Quando è nato il brand Nike SB, scusami, come prodotto Jordan nasce per giocare a basket. Assolutamente sì. Questo volevo dire. Assolutamente sì, ma infatti è veramente un discorso che ci sono delle basi da sapere, ma poi si incrocia tutto e soprattutto dipende molto da quelli che sono gli occhi del consumatore finale. Certo. Il prodotto Nike SB nasce per andare a colpire un tipo di utente che ai suoi tempi utilizzava Ethnies, S, America, DC Shoes, e quindi Nike voleva prendere quella fetta di mercato. Chiaro. E quindi voleva prendere quel consumatore che utilizzava delle scarpe fighe, ma anche tecniche, bravo, per skateare. Quindi aveva comunque creato una divisione che si occupava del product development, della ricerca di prodotto per avere delle scarpe comode, delle scarpe a base larga. Mi ricordo anche nel video abbiamo, certo, visto tutte queste cose molto tecniche, che poi è diventato tanto street. Però sì, per esempio, nasce per quello. Le Janoski è uno skater. Assolutamente. Le Janoski sono state. Cioè, pochi lo sanno. Esatto. Sono state una delle scarpe più vendute in generale. Perché? Perché comunque sono entrate a far parte di un certo stile che prevedeva di una scarpa bassa, molto leggera, eccetera. Esatto. Che però non vuol dire che tutti le volessero per usare. Usare per skateare. Esempio assurdo, Stan Smith. Certo. Siamo alle tre strisce. L'Adidas Stan Smith nasce per il tennis, in degli anni in cui tra l'altro il tennista Stan Smith era un tennista. Io tra l'altro non l'ho mai visto giocare, non ho mai visto un video suo. In quegli anni lì il tennis tra l'altro era super spinto a livello di marketing, quindi il personaggio del tennista aveva un valore molto alto in termini di vendite, e quindi hanno creato questa scarpa da tennis da utilizzare sul campo. Certo. Che poi è diventata assolutamente quello che è diventata che tutti conosciamo nel mondo streetwear. Torniamo a noi dopo questa bella parentesi, a me mi ha dato soddisfazione. Figo, molto figo parlare di queste cose, delle basi, di questa culture. Ti chiedono un po' sulla linea di Kobe. La linea di Kobe è un gran casino, tra l'altro oggi ho rivisto su Complex Sports, mi pare, un post bellissimo della pubblicità di quando Kobe ha lasciato l'NBA. Bellissima commercial di Nike, di quando lui fa cantare gli hater. Ah, bellissima, sì. Una roba che pazzesca. Tra l'altro, se ti ricordi, rifatta dai ragazzi della Volta con Matteo Marchi. Bravo, vero, pazzesco. È molto molto figo. Quello che sappiamo ad oggi è che niente. Ci saranno delle colorazioni in uscita nel 2021 di sicuro, nel 2020 staremo a vedere. È ancora tutto in stand by. Considerate che comunque non è banale da parte di Nike gestire questa cosa, nel senso che comunque per quanto sia un brand squalo a livelli imbarazzanti, Nike sul discorso famiglia, Nike Family, Athletes Treated Like Family, insomma così ci tengono, e il discorso di speculare su Kobe, sulla sua morte, secondo me lo vogliono assolutamente prendere con le pinze, perché è delicato. Da una parte ci vogliono fare i soldi, sicuramente come tutte le aziende, ma dall'altra non vogliono neanche essere sputtanati da questa cosa. Esatto, dopo tutto quello che hanno costruito sul racconto di Kobe, sul suo personaggio, prima giocatore, poi dopo anche ha vinto l'Oscar, dopo adesso la figlia, eccetera. Ad oggi si sono trovati con un bel problema, perché una linea da portare avanti, ma allo stesso tempo
da parte del consumatore finale una sensazione di, come dicevi tu, un po' la paura di finire, esatto, Sciacallare. di sciacallaggio, di finire in quella categoria, Assolutamente non sì. Anche proprio. perché il ritorno vero e proprio del prodotto devono studiarselo bene per fare una cosa col botto che possa coinvolgere tanto l'utente, quindi il consumatore finale, tanto in maniera da farlo veramente apprezzare tutti gli sforzi e ovviamente farli convertire in vendita, anzi in acquisto, senza avere un bad mood, diciamo. Siamo a 34-35 minuti, Bisogna aprire il bisogna negozio, aprire il negozio, quindi quindi. direi che la chiudiamo. Non so se questo venerdì avremo scarpe da Beh, la Jordan unboxare. 6, anche La se Jordan 6 fosse una dovrebbe sola, arrivare. ci sta, Ci facciamolo. sta. Magari facciamo vedere anche il nuovo pallone. Ma Beh, bravo, esatto. Bisogna vedere potremmo. se riusciamo a fare la produzione di Esatto, foto, eccetera. esatto. Direi che Come abbiamo detto tutto. comunicazioni finali, state sempre sintonizzati con tutte le nostre stories per qualsiasi cosa, anche ci sono comunque delle buone offerte attualmente su davocast.it, anche se quasi mi rode perché stiamo vendendo troppo rispetto a È quello troppo che è scontato. troppo scontato, però fondamentalmente finché non cambio i prezzi vi conviene andare ad acquistare su davocast.it e siamo aperti dalle 15 alle 19 in store, quindi potete venire, ci sono ovviamente tutti i dispositivi di sanificazione che si possono utilizzare, ecco, quindi siamo sul pezzo, siamo attenti e ovviamente se venite in store vi chiederemo della pazienza perché siamo in poco e pochi e non è facile da gestire il E momento. soprattutto non dovete entrare tutti insieme. Esatto. Basta così? La Tutte chiudiamo le domande a qua? cui non abbiamo risposto, ovviamente Sì. siamo sempre disponibili, anche io sul mio canale privato luca.quattrone sono sempre disponibile, rispondo in tempi biblici, ma rispondo a tutti. Se invece avete un bel quadro da attaccare a casa, Bravissimo. Sito seguite me. fbonard.com/shop. Ci sono dei pezzi che spesso ci avete anche richiesto, ma noi su Double Class li abbiamo finiti e abbiamo deciso di non farne altri. Francesco li ha fatti sul suo sito per i cavoli suoi, in quantità limitata anche lì, però in qualità molto più alta per una scelta stilistica sua in fondo, ma andate a seguirlo, andate a guardarlo perché secondo me ne vale assolutamente la pena. Detto questo, noi ci salutiamo, ci vediamo venerdì per l'unboxing live e martedì prossimo per richiacchierare insieme. Grazie mille per il supporto e alla prossima!